Periodo di ferie, periodo di vacanze che entrano nel momento clou del weekend lungo di Ferragosto. Tanti pesaresi e tanti turisti affollano il lungomare giorno e notte per una movida che si vuole festosa ma disciplinata. Ora un deterrente in più contro movida molesta o peggio arriva dall'aumento delle telecamere installate sul litorale. Il comune ne ha aggiunte altre nelle ultime settimane, prima sul lungomare Nazario Sauro e da pochi giorni all'angolo fra Viale Fiume e Viale Trieste. Interventi mirati nelle zone più frequentate, soprattutto nella fascia notturna. È un impegno che ci eravamo presi già da qualche settimana, da qualche mese. Le forniture di materiale sono andate un pochino lungo, però insomma, in questi giorni abbiamo installato le telecamere in via Nazario Sauro e Viale Trieste e angolo Viale Fiume, che sono due luoghi di assembramento, di solito devono essere luoghi di divertimento e non motivo per creare confusione. Per questo insomma, ci siamo attrezzati dotandole di videosorveglianza e speriamo che anche questo sia un deterrente utile per passare dei giorni di vacanza tranquilli. L'aggiunta di telecamere risponde a un'esigenza esternata più volte da albergatori, gestori di locali e stabilimenti balneari, soprattutto da quelli fra lungomare Nazario Sauro e piazzale D'Annunzio, già riqualificato dal maxi casco di Valentino Rossi e ora maggiormente monitorato da controlli. Tant'è che la movida molesta d'inizio stagione si è poi rivelata ben più disciplinata. Sono state un paio di fine settimane un po' troppo vivaci, però c'è stato un grande lavoro da parte di tutti, delle forze dell'ordine che sono coordinate insieme e hanno gestito la situazione al meglio. Devo dire che fino ad oggi, poi facendo i dovuti scongiuri, insomma, la città sta vivendo insomma quest'estate 2022 in maniera molto tranquilla, serena e soprattutto educata da parte di tutti. Altre telecamere, per altro genere di sicurezza, sono arrivate al Parco Miralfiore a supporto delle forze dell'ordine nell'area più sensibile dal punto di vista della microcriminalità. Sono quattro punti di controllo, ulteriori quattro punti di controllo, insomma, per presidiare la zona dell'ingresso del parco. È un atto dovuto rispetto al tema della sicurezza al quale teniamo tutti in maniera particolare.